Quando parliamo di Pinot Noir nello Champagne, dobbiamo parlare di Bousy. Bousy è il comune in cui sostanzialmente il Pinot Noir è la bandiera ed è l'espressione forse più importante, non solo nella Montagne Reims, ma in tutto lo Champagne. Oltre Bousy, oltre che parlare di Pinot Nero, dobbiamo parlare della famiglia Vesser. Famiglia Vesser presente in più aziende, rami produttivi, perché è una famiglia proprio nata a Bousy, no? Di cui tanti eredi, probabilmente di un unico ceppo, hanno dato origine poi a tanti nuovi alberi, a tante nuove aziende. Giorgio Vessel è un'azienda con una storia relativamente lunga, si tratta ormai della terza generazione di produttori, azienda che in parte coltiva i propri vigneti, raccolta, in parte acquista un pochettino di uve. Di cui il 90% dei vini base nascono ovviamente dal Pinot Nero. È la dimostrazione che la ricerca totale con una base di 17 ettari sull'espressione del Pinot Nero può dare variabilità altissime. Cioè, questa è un'azienda che riesce, insomma, dalla propria esperienza, dalle proprie vigne, a produrre oltre 10 vini di sfumature completamente diverse, quindi da un Brut Grand Cru d'Italia 90% Pinot Nero 10% Chardonnay a un Rosé Brut da 90% Chardonnay, scusate, 90% Chardonnay e 10% Pinot Nero, quindi una forzatura non da poco, un Brut Nature 90% Pinot Nero 10% di Chardonnay e andando fino a produrre un Bousy Rouge, cioè un vino rosso come prodotto, fatemi dire la Borgogna. Giocando in questo caso la carta al contrario del riscaldamento climatico, laddove può diventare in effetti non un problema, ma uno stimolo a fare champagne diversi nelle bollicine, in questo caso diventa un valore aggiunto sulla struttura dei vini rossi. Questo è Vessel. Interessantissimo anche il Blanc de Noir come espressione netta e estremamente interessante anche il dosaggio zero, qui si ha proprio l'espressione di cosa può dare il vino rosso. Seguita oggi dai due fratelli, in modo particolare Bruno è l'uomo che segue commercialmente di più l'azienda, riesce ad essere un'azienda estremamente dinamica, estremamente modesta e pura in qualche maniera interpretando che cosa vuol dire essere il portavoce di un'unica varietà. Cioè se il taglio varietale consente sempre gli equilibri, ecco che trovarsi a lavorare invece con un'unica varietà prevalente, poi in condizione ce l'hanno anche loro, vuol dire dall'altra parte saperla veramente interpretare nel dettaglio fino in fondo.